Ben ritrovati nel mio canale Creando con i Filati. Oggi dedicherò un tutorial ad una persona che mi segue che mi aveva chiesto se potevo realizzare la seconda versione del Top Kira lavorando in un unico pannello. Spero Gianna che tu rimanga soddisfatta di questo progetto. Per realizzare questo top, che poi sarà un max top, poi dipenderà dal vostro gusto se lo volete un po' più lungo o un po' più corto. Nel mio caso l'ho realizzato un po' più lungo. Per una taglia 42 abbiamo bisogno di avviare 138 catenelle utilizzando l'uncinetto numero 3,5. Questo per quanto riguarda la mia mano. Per avere una misura corretta basta misurare la circonferenza o del seno o dei fianchi, diciamo la parte un po' più larga. Per creare questo motivo abbiamo bisogno di un multiplo di 6. Per una taglia più grande aggiungete 6 maglie, per una più piccola diminuite di 6 maglie. Vi faccio vedere il mio maxi top quasi terminato. Durante il tutorial vi farò vedere un piccolo campioncino in modo da essere un po' più comprensibile la lavorazione. Allora, vi spiego un po' quello che dobbiamo fare. Innanzitutto vi misuro questi moduli, che sono circa 4 cm per ogni modulo, in modo che vi potete regolare un po' meglio riguardo alle misure. La lavorazione inizierà dalla parte di sopra, sarebbe la circonferenza del seno, per poi proseguire fino alla fine del lavoro. Sono andata avanti con la lavorazione per poi finirla con un piccolo bordino, lavorando le 10 maglie alte e una maglia bassa. Come potete vedere ci sono dei spacchi nei laterali sia da questo lato che da quest'altro. Il filato che ho utilizzato era un filato che mi ritrovavo a casa, è un cotone, per farvi capire somiglia come spessore diciamo al filato Iggy, me l'avete visto utilizzare in diversi tutorial, solo per darvi l'idea dello spessore del filato. Poi ho aggiunto questo filato sottile che, se non ricordo male, si chiama Andy, non so come si pronuncia, e questo filato lo trovate nel portale della Tessiland. Se me lo ricordo ve lo indico giù nell'info box, vi metto il link. Per quanto riguardano gli uncinetti ne dobbiamo utilizzare 3. Inizieremo a lavorare con l'uncinetto 3,5 per poi passare al 4 e alla fine al 4, scusate, ho sbagliato l'uncinetto, comunque alla fine con l'uncinetto numero 4,5. Poi abbiamo bisogno di un metro, un paio di forbici e dei segnapunti. A questo punto possiamo iniziare la nostra lavorazione. Per questo progetto farò un piccolo campioncino in modo da farvi capire un po' meglio l'esecuzione del lavoro. Per quanto riguarda la taglia 42 dobbiamo avviare 138 catenelle per poi chiuderle a cerchio con una maglia bassissima. Iniziamo lavorando le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, facciamo un gettato e contiamo 1, 2, nella terza maglia realizziamo una conchiglia. Iniziamo con le prime 3 maglie alte, questa è la prima, la seconda, la terza, una catenella di separazione più 3 maglie alte tutte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Gettato. Facciamo attenzione alla prima maglia che non si vede bene. Allora, 1, 2, nella terza maglia realizziamo una maglia alta.
Vedete, si inizia realizzando la conchiglia di 3 maglie alte, una catenella più 3 maglie alte nello stesso foro. Saltiamo 2 catenelle e nella terza realizziamo una maglia alta. Dobbiamo proseguire in questo modo fino alla fine del giro. Ve lo faccio rivedere. Facciamo un gettato, contiamo 1, 2 e 3. La seconda maglia alta e la terza maglia alta. Catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Gettato, saltiamo 1, 2 e 3, maglia alta. Questa è come si presenta la lavorazione. Alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia alta. Ho completato il primo giro. Se avete avviato 138 catenelle, per avere seguito una lavorazione corretta, vi dovreste trovare con 23 ventaglietti. Iniziamo il secondo giro. Facciamo una catenella e lavoriamo una maglia alta a rilievo davanti. Inseriamo l'uncinetto dietro la maglia. Tiriamo il filo e voilà, questa è la prima maglia alta a rilievo davanti. Gettato all'interno del foro, lavoriamo il ventaglietto. Facciamo le prime 3 maglie alte, questa è la seconda, la terza, una catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso foro. Due e tre. Gettato, inseriamo l'uncinetto dietro la maglia alta, passiamo il filo e realizziamo la maglia alta a rilievo davanti. Gettato e facciamo il gruppetto di 3 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, la terza. Una catenella di separazione più 3 maglie alte all'interno del foro. 1, 2 e 3. Gettato, maglia alta a rilievo. Vedete? In questo modo. Continuate fino alla fine del giro e chiudete con una maglia bassissima nella prima maglia alta a rilievo. Ho completato anche il secondo giro. Adesso dobbiamo iniziare il terzo giro. La lavorazione sarà sempre la medesima, però ve lo faccio rivedere. Iniziamo con una catenella, gettato, opla, ed una maglia alta a rilievo, in questo modo inserendo l'uncinetto da dietro. Gettato e il gruppetto delle 3 maglie alte separate da una catenella più 3 maglie alte. Questa è la seconda, la terza, una catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Gettato e una maglia alta a rilievo, in questo modo. Vedete, dobbiamo proseguire fino alla fine del giro, dopodiché chiudiamo con una maglia bassissima. Dobbiamo lavorare in questo modo per un totale di 25. Dopo aver completato le 25 righe con l'uncinetto numero 3,5, facciamo il cambio con l'uncinetto numero 4 e dobbiamo proseguire per un totale di 3 giri. Poi vi faccio vedere come continuare.
Arrivati a questo punto, possiamo pensare alla divisione dei laterali per realizzare gli spacchetti. Dobbiamo mettere dei segnapunti, vedete come ho fatto io, uno da questo lato e uno da quest'altro. Prendo un attimo il top così vi faccio vedere come ho diviso i moduli. Allora, in tutto di questi moduli qua ne abbiamo 23. Questa è la parte anteriore, che sarebbe il lato del seno, e ho lasciato 12 moduli di questi qua. Nella parte posteriore ne ho lasciato 11. Allora, iniziamo sempre con l'uncinetto numero 4. Facciamo una catenella ed una maglia alta normale. Gettato e lavoriamo la conchiglia. Facciamo la prima maglia alta, la seconda, la terza, una catenella di separazione più 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Maglia alta a rilievo più la conchiglia delle 3 maglie alte separate da una catenella più 3 maglie alte. E andiamo avanti così fino ad arrivare al segnapunti. Togliamo il segnapunti, una maglia alta in questo punto. Qua. Completato il primo giro, adesso dobbiamo girare il lavoro. Vi volevo fare notare una cosa: questa è la parte del dritto, girando il lavoro abbiamo la parte del rovescio. Fate un po' di attenzione per farvi vedere come lavorare la maglia alta a rilievo. Abbiamo una catenella ed una maglia alta normale. Gettato e lavoriamo la nostra conchiglia. Terza maglia alta, catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso foro. Una volta arrivati nella maglia alta rilievo, vedete, questa è la parte del dritto, dobbiamo lavorare la parte del rovescio. Solitamente noi lavoriamo in questo modo, inserendo l'uncinetto sotto la maglia, facciamo un gettato, passiamo e completiamo la nostra maglia alta. In questo caso, che è la parte del rovescio, dobbiamo fare così: gettato, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo la maglia in questo modo qua. Vedete, così il disegno rimane sempre uguale. Ve lo faccio rivedere. Gettato, facciamo la prima maglia alta, la seconda, la terza, catenella di separazione più le 3 maglie alte sottostanti. 1, 2, opla, e 3. Gettato e realizziamo la maglia alta a rilievo. Inseriamo l'uncinetto in questo modo, vedete? Tiriamo il filo e completiamo la nostra maglia alta a rilievo. Facciamo l'ultima conchiglia, nel mio caso che è un campioncino. 2, 3, una catenella di separazione più le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Completiamo il giro realizzando una maglia alta normale nella maglia alta sottostante. Giriamo il lavoro e ripetiamo. Allora, facciamo una catenella ed una maglia alta normale. All'inizio e alla fine si fa sempre una catenella e una maglia alta normale. Vedete che il lavoro viene bello dritto? Questo perché facciamo noi una catenella iniziale e poi una maglia alta.
Vi ricordo che questa è la parte del dritto. Inseriamo l'uncinetto in questo modo, prendiamo il filo e realizziamo la nostra maglia alta. Completando questo giro dobbiamo andare avanti per altre 10 righe, che alla fine ci ritroviamo con un totale di 12 righe. Dopo aver completato le nostre righe con l'uncinetto numero 4, facciamo il cambio con l'uncinetto 4,5 e dobbiamo lavorare ancora per 3 giri per poi completare il top con un piccolo bordino. A questo punto possiamo tagliare il filo e iniziamo a lavorare il bordino utilizzando sempre l'uncinetto del 4,5. Facciamo un piccolo gabbietto e inseriamo l'uncinetto nella prima maglia alta sottostante. Realizziamo la prima maglia bassa gettato. All'interno di questo foro dobbiamo creare 10 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una maglia bassa nella maglia alta a rilievo. Vedete, in questo modo qua, ve lo faccio rivedere, all'interno del foro 10 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una maglia bassa nella maglia alta a rilievo. Possiamo tagliare il filo e fermare il lavoro. E questa è la prima parte terminata. Dobbiamo ripetere la stessa cosa da quest'altro lato. Riprendo l'uncinetto del 4 e vi faccio vedere la parte iniziale. Facciamo un piccolo gabbietto dove abbiamo lavorato la maglia alta, vedete qua, ne lavoriamo un'altra. Facciamo una maglia alta, scusate, una maglia bassa più una maglia alta. Andiamo avanti lavorando le conchiglie. Completiamo il giro realizzando una maglia alta nello stesso punto dove è stata realizzata la maglia alta del pannello opposto. Faccio un piccolo riassunto della lavorazione eseguita. Una volta prese le misure della circonferenza del seno, sono andata avanti con la lavorazione proseguendo per un totale di 29 giri. Dopodiché ho separato i due pannelli per realizzare lo spacco, per un totale di 15 giri più uno per realizzare il bordino, lavorando le 10 maglie alte e una maglia bassa. Vi do le misure in centimetri così vi regolate un poco meglio. Allora, da questo punto a questo sono 44 centimetri. La lunghezza, vediamo in tutto quant'è. Allora, dalla parte del seno in giù, in tutto sono 52 centimetri. Invece, la misura che parte dallo spacco sono 22 centimetri. A questo punto possiamo pensare a realizzare le spalline. In tutto abbiamo 23 motivi.
Ogni motivo sarebbe una conchiglia separata da una maglia alta a rilievo. Io li ho messi in questo modo. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ho lasciato 11 motivi dalla parte posteriore. Giro il top in questo modo perché questa sarà la parte anteriore dove lascio 12 conchiglie. C'è il seno e conviene lasciare un po' più di morbidezza dalla parte davanti. Prendiamo l'uncinetto del 3,5 e iniziamo a lavorare la nostra spallina. Vedete, io ho lasciato 1, 2 e 3 dalla divisione dei due pannelli. Ho messo il segnapunti da questo lato, la stessa cosa l'ho ripetuta dal lato opposto. Togliamo il segnapunti e realizziamo, oppla, una maglia bassa più 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dove abbiamo questo forellino, realizziamo la conchiglia facendo una maglia alta, una seconda maglia alta, terza maglia alta, catenella di separazione più 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Dove abbiamo la maglia alta a rilievo, realizziamo una maglia alta normale. Giriamo il lavoro. Iniziamo con le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. Gettato all'interno del foro, lavoriamo la conchiglia. 2, 3, catenella di separazione più 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Gettato una maglia alta nella maglia alta sottostante. Giriamo nuovamente il lavoro e andiamo avanti in questo modo, lavorando giri di andata e ritorno, lavorando sempre le prime 3 catenelle, la conchiglia e la maglia alta. Poi vi dirò per quanti giri sono andata avanti. Ho terminato di realizzare metà della spallina. Vi dico in totale quanti giri ho realizzato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che corrispondono in centimetri. Vediamo un po'. 13-14 centimetri. La stessa cosa la dobbiamo ripetere per un totale di 4 volte. Alla fine vi dirò come unire le spalline. Arrivata a questo punto, prima di unire le spalline in questo modo, facciamo un giro di maglie basse. Prendiamo l'uncinetto numero 3,5, facciamo un gabbietto e iniziamo in un punto qualsiasi. Inizio da questa parte. Inserisco l'uncinetto e faccio una maglia bassa. Cerco di portarmi anche il filo dietro. Allora, qui abbiamo 2 catenelle, 1 e 2, e realizziamo 2 maglie basse. Questa è la prima e la seconda. Qui abbiamo il foro dove abbiamo realizzato la conchiglia e facciamo una terza maglia bassa, nella seconda catenella un'altra maglia bassa, dove abbiamo la maglia alta a rilievo, maglia bassa. Dobbiamo proseguire realizzando tutto il giro di maglie basse. Vi faccio vedere un'altra volta. Allora, qui abbiamo le 2 catenelle, oppla, facciamo la maglia bassa. Qui abbiamo il foro della conchiglia e realizziamo una maglia bassa. Qua i punti non si vedono bene, fate attenzione.
Questa è la prima maglia bassa e la seconda. Una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta a rilievo. Sarebbero le 3 catenelle e realizziamo due maglie basse, 1 e 2. Una maglia bassa in questo punto più due maglie basse all'interno del foro. 1 e 2. Maglia bassa e continuiamo così per tutto il giro. Dobbiamo proseguire lavorando tutto questo bordino. Continuiamo da questa parte, tutto questo lato qua. Riprendiamo quest'altra bretellina e continuiamo fino alla fine del giro. Poi chiudiamo con una maglia Dopo bassissima. aver completato di realizzare il giro di maglie basse intorno a tutto il bordino, possiamo pensare all'unione della nostra spallina. Vedete, io ho dato dei punti, in tutto sono 6, in un modo semplicissimo. Vi faccio vedere come cucire la seconda spallina. Prendiamo un ago da lana con un po' di filo, facciamo un piccolo nodo, prendiamo le due bretelline e le giriamo dalla parte del rovescio del lavoro. Infiliamo l'ago dove abbiamo la catenella di separazione. Mettiamo le due parti in questo modo e passiamo l'ago all'interno di questo foro e lo facciamo uscire dal foro opposto. Dovete lasciarlo bello morbido in modo da non tirare la lavorazione. Dovete farlo passare per 6 volte, questa è la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Ripassiamo il filo e fermiamo il lavoro. Vedete, io inserisco l'ago in questo modo e faccio un nodo di sicurezza. Ne facciamo un altro. Passo il filo attraverso i punti lavorati. E voilà, possiamo tagliare il filo. Ecco, il top è terminato. Mi auguro che questo progetto sia stato di vostro gradimento. E se vi fa piacere, condividete e lasciatemi un like. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.